Una collaborazione tra la Commissione d'inchiesta dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria sui fenomeni di tossicodipendenza e infiltrazioni criminali e l'Università degli Studi di Perugia per superare i problemi della devianza giovanile attraverso azioni comuni. Questo è il tema dell'incontro svoltosi nella sede di Piazza dell'Università Perugia fra il rettore Franco Moriconi e i membri della commissione presieduta da Paolo Brutti. Ampia disponibilità da ambo le parti per trovare soluzioni alle problematiche inerenti alla sicurezza e sul rilancio del centro storico del capoluogo utilizzando spazi per creare aule, biblioteche, centri formativi. Vogliamo ripopolare Perugia con studenti che non debbano stare seduti sulle scale della Vaccara, ma possano usufruire di strutture dedicate e che siano in centro, perché questo è ciò che vogliono, ha detto il rettore. Ha annunciato anche l'intenzione di creare in zona Pallotta una cittadella dello sport, aperta a tutti i cittadini. Progetti anche tra Monteluce e Via del Giochetto e un occhio più attento all'internazionalizzazione dell'Ateneo. La storia dice che il quartiere di Monteluce era quello che accoglieva moltissimi studenti, ma anche pazienti o parenti di pazienti che venivano in ospedale. Ora lì è stato fatto questo progetto dove l'università è presente in percentuale. Speriamo che questo progetto vada avanti per quello che riguarda Monteluce Alta, dove c'è anche uno studentato. Io mi auguro che questo studentato possa fare la convenzione con l'Arisu in modo da poter funzionare. Successivamente nella parte sotto, in via del Giochetto, dove c'erano gli ex istituti biologici e la parte del policlinico che stava a valle, noi stiamo ristrutturando due palazzine con delle aule, perché a ottobre andranno le biotecnologie, e poi c'è un grosso interesse da parte del CNR nazionale, per cui tutto il CNR che è dislocato in diversi spazi su Perugia dovrebbe ritornare all'interno dell'università, cosa molto importante questa. Ci stiamo aprendo all'internazionalizzazione, anche se già c'era una certa attività direi notevole, però la stiamo potenziando. In particolare in questo momento stiamo curando il discorso Cina, che vede l'Ateneo di Perugia forse ultimo fra tutti gli Atenei in accoglienza e nel farsi conoscere dagli studenti cinesi. Dall'impressione che la Commissione ha avuto parlando con il Rettore di una grandissima disponibilità, un'apertura sia sul tema specifico sul quale noi siamo intervenuti, cioè il problema della devianza giovanile, la tossicodipendenza, gli studi che l'Università ha fatto e gli studi che noi chiediamo che l'Università faccia in un progetto comune interdisciplinare. La seconda parte del ragionamento è stata quella invece di dire ma oltre l'analisi del fenomeno e della devianza giovanile e della repressione verso il consumo di stupefacenti, possiamo anche fare un ragionamento più vasto che dice mettiamo a disposizione dei giovani, a partire dai giovani dell'università, occasioni, strumenti, luoghi nei quali loro possano tessere una parte della loro vita e non necessariamente chiudersi o sulle scalette del Duomo o nei pub.